quarto giorno di sana e direi che questa sana abitudine anche questa volta è andata bene. Ne parliamo chiaramente con il nostro amico Marco Momoli, che ci dice un pochino le sue impressioni. Ma noi siamo molto contenti, la manifestazione, le sensazioni che abbiamo, i numeri che abbiamo fino ad oggi sono tutti molto buoni, gli espositori ci hanno dato pareri positivi, i visitatori anche, abbiamo avuto un sacco di gente che ci ha anche mandato delle mail dicendo che l'ha trovata molto migliorata, abbiamo avuto una fortissima partecipazione internazionale al padiglione 34 nella Bias Lounge con 50 bias che hanno fatto veramente centinaia di incontri con tutti gli espositori della fiera. I premi che abbiamo organizzato sia per le erboristerie che per i prodotti di novità hanno funzionato anche questi, quindi devo dire che tutto sommato è una manifestazione in controtendenza rispetto a uno scenario generale negativo e brutto, come del resto del settore, perché anche i dati che abbiamo presentato in occasione del convegno che abbiamo fatto con Nomisma per l'Osservatorio Sana sono dati che dicono che questo è un settore che sembra poco colpito ancora dalla crisi e speriamo che non lo diventi in futuro. Quindi direi che sicuramente siamo molto contenti. Bene, ci fa piacere. C'è stato qualcosa di particolare che magari ti ha colpito, che non ti aspettavi, che invece ti ha dato una grossa soddisfazione? Sì, devo dire che siamo rimasti colpiti, io sono rimasto colpito dal fatto che quest'anno era tanti anni che non accadeva, abbiamo avuto richieste da parte di organizzazioni internazionali che si occupano di governative in tante situazioni, di organizzare presenze collettive alle fiere all'estero per poter venire a Sana l'anno prossimo e questo, ripeto, è un segnale molto positivo. Ovviamente adesso non dico i nomi per scaramanzia, però abbiamo avuto 4-5 incontri con persone che sono venute a visitare la manifestazione e dopo averla visitata ci hanno contattato. Questo probabilmente è anche il fatto che dopo un anno, l'anno scorso abbiamo cambiato il formato in maniera decisa, quest'anno abbiamo continuato su questa strada, ecco, dopo due anni il messaggio che Sana è una fiera che ha molto innalzato la qualità, che si è molto girata sul versante professionale, sta cominciando ad essere conosciuto anche all'estero e questo ci fa molto piacere. Quindi il bio adesso è professionale, le aziende hanno capito che bisogna fare questo passo e a questo punto non facciamo altro che darci l'appuntamento per il 2013. Sì, l'appuntamento è la Sana 2013 e a brevissimo noi annunceremo le date e i contenuti della manifestazione dell'anno prossimo, che speriamo di riuscire a fare ancora più ricca e più interessante per tutti i visitatori e gli espositori.